No, no, senza nome non c'è problema. Allora, cerchiamo di sintetizzare il valore di questo mercato, il significato e il valore di questo mercato. Il valore... Vabbè, ci proviamo. Il mercato della terra è un progetto di Sinfood, uno dei più importanti progetti di Sinfood, perché contiene la filosofia del nostro movimento. Al nostro mercato, ai mercati di tutto il mondo, vengono ospitati i contadini che vengono selezionati perché la loro modalità di coltivazione è una modalità del tutto naturale, rispettosa della terra, rispettosa degli animali e rispettosa ovviamente degli uomini. A loro diamo qua una vetrina con la quale possano farsi conoscere prima di tutto, raccontare le loro storie e far capire a chi viene, agli amici che ci raggiungono, far capire quanto sia importante dare una svolta a tavola nella nostra alimentazione, perché a partire va bene. Con noi la brigata di strada, ci sono questi ragazzi salernitani che fanno capo al Circolo Arci di Marea, che oggi sono con noi e spero resteranno tutto il tempo che vogliono per la spesa sospesa. Loro cucinano di sabato per i senza tetto di Salerno ed è una cosa che ci emoziona particolarmente. Con noi abbiamo, Slow Food lavora sempre con le associazioni, abbiamo anche oggi i ragazzi di Voglio Pulire il Mondo, Voglio Pulire il Mondo. Il nostro slogan è buono, pulito e giusto, per non soltanto ovviamente per i prodotti che vi proponiamo, ma pulito anche che sia il nostro mondo che sta intorno, il mondo che sta intorno a noi. I ragazzi sono capaci di raccogliere quantità enormi di spazzatura che viene lasciata per le strade piuttosto che sulle spiagge. Volete dire, vi presento velocemente perché siamo pronti per il laboratorio. Nome? E dove vi troviamo soprattutto? Allora, buongiorno, grazie a tutti. Innanzitutto voglio precisare che il nome è Voglio un Mondo Pulito. No, specifico questa cosa perché noi ovviamente abbiamo delle pagine social, Facebook, Instagram. Ovviamente per trovarci questo è il nome. E operiamo principalmente lungo il litorale salernitano, quindi comunque in ogni caso sulle pagine social ogni volta viene pubblicato il luogo e l'orario dell'appuntamento. Principalmente si tratta di spiagge e strade, quindi ci trovate in ogni caso sui social. Sì, salernitano, via Allende principalmente, le strade di via Irme, quindi per ripulire sia le spiagge che le strade dalle cicche principalmente. E quindi questo, per trovarci dovete cercare le pagine social. Allora, Voglio un Mondo Pulito, chi ha voglia può dare una mano ovviamente, cosa che io per prima farò appena la stagione diventa un po' più calda, e andiamo a dare una mano a togliere magari le cicche dalle spiagge, che già è un primo passo. Grazie, grazie di essere intervenuti. Sì. I ragazzi di Marea. Salutiamo il sindaco prima di tutto. Sindaco, ci vuole dire qualche cosa? Velocemente? Perché siamo in ritardo, come nelle migliori trasmissioni siamo in ritardo. Solo un saluto e un buongiorno a tutti e un grazie a Luciana, a tutta l'organizzazione di Slow Food. Questa mattina è una bella mattinata che ci fa ben sperare anche a seguito dell'emergenza sanitaria, dove abbiamo avuto delle difficoltà a vivere in presenza alcuni momenti, ma abbiamo prodotti tipici locali di eccellenza della regione Campania, della Valle del Lirno, della provincia di Salerno, e sicuramente la risposta più bella è quella di avere a Pellezzano un presidio Slow Food che da circa 3 anni sta crescendo sempre di più, attività, laboratori, e spero che anche per il futuro questa attività, grazie anche all'impegno dell'assessore Andrea Marino, potrà andare sempre avanti. Buona domenica a tutti e grazie. Allora, un saluto veloce agli amici della condotta Magna Grecia che sono venuti inaspettati a trovarci, è un vero piacere.
una delle cose che, uno degli obiettivi che io mi sono prefissa, ma penso che sia un obiettivo di Slow Food regionale, quello di avere contatti con i produttori di tutta, almeno con i produttori di tutta la regione. Benvenuti, ma stanno impegnati in questo momento. Allora, diamo inizio. Patrizia Spigno, dottoressa Patrizia Spigno, ricercatrice, sa tutto dei fagioli. Voi l'avete già conosciuta perché lei è come la mamma del pomodoro, ma non so che, come possiamo dire a proposito dei fagioli. La zia dei fagioli è Vito Trotta, che pure avete conosciuto perché ci ha accompagnato già in qualche laboratorio. Faremo anche una degustazione che sarà abbastanza lunga, con i produttori, dei presidi, e poi magari vi diranno di no, ma lo dovreste sapere, già ne abbiamo parlato, che cos'è un presidio Slow Food. Ci sarà Michele Ferrante con i fagioli di Controne, sempre con i fagioli di Controne, Angelo Campagna, che non vedo, e poi dal napoletano, dal pomiglianese, azienda agricola, Bruno Sodano, che ci ha portato il fagiolo, quindi Controne e Dente di Morto. Sono due presidi, ma sul tavolo di presidi ce ne sono anche altri. Diamo la parola a Patrizia, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Per anni mi sono occupato dei presidi Slow Food, insomma ho avuto diversi ruoli nell'associazione. Oggi trattiamo un tema che è quello legato alla produzione dei legumi e anche al patrimonio genetico di questa regione, che è davvero importante e significativo. È significativo per due aspetti. Primo, perché è fondamentale che le persone si riapproprino di produzioni locali. Il secondo è perché il modello alimentare che ci propone un uso di proteine nobili come quelle dei legumi è un modello alimentare che oggi fa il paio con quello che è il grande tema, che lo sentite enunciato in tutta una serie di momenti anche di comunicazione multimediale, che è quello, il grande bacino e recipiente della sostenibilità. Comincio subito col dirvi che per me diventa importante sempre, e lo dico in tutti i miei interventi, che non è possibile coniugare sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale. E tante volte sono intervenuto su quelle che sono le criticità rappresentate dalle filiere produttive agroalimentari, dove la gran parte del valore si crea e si determina all'interno dell'intermediazione e poco rimane al produttore, e tutto quello che è il margine costituito viene gravato sulla figura del consumatore, che in una logica che adesso vi spiegherò, per Slow Food è un coproduttore. Perché coproduttore? Perché le nostre scelte contribuiscono in maniera significativa a determinare le produzioni a monte della filiera. Allora, vi voglio dire due dati, anche perché è importante oggi, in un periodo in cui tutti parlano di transizione ecologica, di passare da produzioni via via a minor consumo di risorse e minor impatto, abbiamo necessità di anche dare dei ragguagli su queste cose. Ecco, oggi noi sappiamo che gli ultimi dati, quelli precisi, validati, risalgono al 2019. Teniamo distinti il consumo di risorse con le emissioni prodotte. Oggi noi, in un bilancio complessivo che riguarda 100 e passa gigatonnellate di risorse, noi sappiamo che abbiamo emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, sono tutte equiparate alla CO2, all'anidride carbonica, pari a 59,1 gigatonnellate di emissioni. Come si distribuiscono in termini di utilizzo di risorse gli impieghi? Cioè, che uso ne facciamo dell'utilizzo di biomassa, di minerali, di sostanze e risorse, di prodotti naturali? Bene, oggi noi sappiamo che un ruolo fondamentale su tutto questo
lo riveste l'alimentazione. Cioè oggi noi le risorse che impieghiamo sono spese per circa un quinto, i dati li vedete differiranno tra un sesto, un quinto, chi dice anche più di un quinto, però diciamo un quinto, i dati del 2019 ci dicono di 20,6 gigatonnellate di risorse che sono impiegate per l'alimentazione. Io ricordo quando ero allegro studente e non triste lavoratore come adesso alle scuole elementari, che la maestra mi diceva che un peso rilevante l'aveva l'industria chimica, l'industria pesante, stava iniziando a incidere il traffico, no? In termini di emissioni. Oggi noi dobbiamo avere tutti la consapevolezza di capire che la produzione di cibo ha un ruolo importantissimo nella determinazione della qualità della vita e del bilancio complessivo dell'utilizzo di risorse del pianeta. Se non facciamo questo passaggio, non capiamo esattamente qual è il nostro ruolo. E il nostro ruolo è fondamentale. Ve lo faccio portandovi ad esempio una situazione assai problematica, che ci dice quali sono le criticità della comunicazione su certi eventi. In quante situazioni vi siete trovati a discutere e ragionare sul discorso non facciamo più utilizzo di plastiche, questo è un prodotto plastic free, questa è una trasmissione plastic free, in questo ristorante, in questo negozio non si utilizza plastica. Perfetto, benissimo, va tutto bene, anche perché dobbiamo capire una cosa, che anche se noi miglioriamo le nostre performance in termini di utilizzo di risorse, cioè ricicliamo sempre di più, utilizziamo, cerchiamo di usare in maniera una maggiore efficienza dei processi, i miglioramenti che abbiamo nel migliorare le prestazioni su tutto il ciclo delle plastiche sono nettamente inferiori, che ne so, rispetto per esempio a quello dei metalli, dove basta incidere, aumentare di qualche percentuale, di qualche punto percentuale il riciclo, che abbiamo subito delle risposte in termini di utilizzo, quelle gigatonnellate che vi dicevo, che sono miliardi di tonnellate, migliaia di miliardi di tonnellate, che abbiamo subito un risvolto positivo. Ma i nostri comportamenti, ve lo faccio con un esempio che svincola dall'agroalimentare, sono importanti. Per esempio, nessuno sulle plastiche vi dice che è un problema enorme e riguarda non solo le plastiche secondarie, che sono rappresentate, non lo so, dal fatto che utilizziamo bicchieri posate monouso, no? Quelle che via via, che in uno smaltimento non proprio perfetto, si degradano su un tempo lunghissimo, ma oltretutto finiscono attraverso i vari passaggi anche nella nostra filiera alimentare. Ma una delle cose che arriva nella nostra filiera alimentare, cioè per esempio i pesci si nutrono di certe microplastiche, sono le cosiddette plastiche primarie. E dove sono queste plastiche primarie? In prodotti per la cosmesi. Quante volte avete sentito parlare di dentifrici con microgranuli? I microgranuli altro non sono che delle sostanze di plastica che noi regolarmente mandiamo nei reflui, e quindi alla fine ci ritornano nel piatto all'interno delle carni dei pesci. Quindi attenzione, cioè ogni scelta di ogni singola persona ha un peso, non come pensare siamo una goccia nell'oceano, ma di enorme e grandissima importanza. In questa cosa l'avete visto, cioè lo viviamo tutti quanti. Io 10 anni fa non vedevo tanti banchi delle macellerie con tutte le carni del mondo. Allora iniziamo a ragionare sulle carni. Per produrre un chilo di carne mediamente ci vogliono 15.000 litri d'acqua. In termini di utilizzo delle risorse è un impatto enorme, legato soprattutto a produzioni intensive e estensive, che significa grandi distese con una densità altissima di capi di bestiame. Questa modalità fa sì che abbiamo gas, emissioni gas effetto serra in maniera combinata fortissima, e abbiamo delle filiere che sostenibili non sono. Senza trascurare che noi questo cibo lo spostiamo dal Sud America, dall'Europa nord-orientale, da altre zone, e quindi a questo si sommano le emissioni dovute a quelle che si chiamano food miles, cioè le miglia legate al cibo. Quindi
si propone come modello le emissioni di CO2 legate a ogni miglia, a ogni miglio percorso. Sono dati nelle banche dati, uno li automaticamente li riesce a restituire in quella che si chiama impronta ecologica del cibo. Slow Food, per esempio, due anni fa ha condotto uno studio molto importante su un ristorante francese, dove ha visto sono state selezionate tre modalità di menù: un menù a prodotti locali, un menù a prodotti tipici della Francia, insomma a carattere più o meno nazionale locale, e altri derivanti da qualsiasi parte del mondo. Guardate che i valori che si sono ottenuti sono davvero importanti e significativi. Stiamo parlando di uno sbilancio sette volte a favore di produzioni locali. La produzione invece dei legumi, come ci dirà tra pochissimo Patrizia Spigno, la mia amica Patrizia Spigno, a cui volentieri cederò la parola, invece rappresentano per noi un utilizzo di proteine nobili, non le proteine necessariamente della carne, a un minor impatto, ma soprattutto un minor utilizzo di risorse, perché entriamo da una logica di migliaia di litri a una logica di una decina di litri al massimo. E quindi capite la fondamentale importanza del ruolo che possono avere l'utilizzo di proteine nobili all'interno nel nostro bilancio alimentare, all'interno della nostra filiera. Per concludere vi voglio dare un dato e una riflessione critica su un'altra cosa. Oggi noi abbiamo che una delle problematiche di tutto quello che è legato al cibo, guardate che costituiscono oltre il 50% dei rifiuti, sono gli scarti di natura organica. Gli scarti di natura organica. Allora, perché è importante avere un rapporto critico con tutti questi aspetti? Per un semplice motivo, perché i modelli che ci stanno proponendo, lo vedete da modello grande distribuzione, lo vedete modello grande impresa, e noi qua è sempre che siamo troppo piccoli, disgregati e tutto il resto, al modello che ci propongono sulla produzione e l'utilizzo dell'energia, per finire a quello che vi voglio dire, al compostaggio della frazione organica dei rifiuti, che è la parte più rilevante. Che cosa si propongono? Pochi e grossi impianti messi in alcune aree. Poi la gente si ribella, nessuno vuole. Allora io vi lascio con questa riflessione. Perché non iniziare a pensare? In questi due anni di pandemia hanno tutti quanti detto, a volte a sproposito, no, non dobbiamo ascoltare la scienza, ci dobbiamo basare la scienza. Ecco, per esempio vi dico, negli studi di almeno quattro università italiane stanno già questi progetti realizzati attraverso microfiliere del recupero dell'organico. Il che significa? Creare dei bacini di 4-5 comuni, recupero della frazione organica, rimesso in circolo, gli impatti e gli effetti sarebbero enormemente ridotti. Pensate solo che cosa significa pensare, se mettiamo a Napoli un centro di compostaggio, da Sapri spostare a Napoli tutto il rifiuto organico che si raccoglie tre volte la settimana, significa fare tre viaggi la settimana. Cioè non diventa più un modello sostenibile, diventa un modello assolutamente insostenibile. Di questo punto ci stiamo mangiando tutte le risorse, e a un certo punto, secondo l'equazione Pivet, non ne avremo più per noi. Con queste riflessioni, da buona domenica, io vi lascio, cedo la parola alla mia amica Patrizia Spigno, che vi parlerà un po' della sostenibilità dei legumi, dall'azotofissazione, da tutta una serie di proprietà e peculiarità che i legumi hanno. Buona domenica a tutti. Tutti. Grazie a Luciana che ci dà sempre l'opportunità di poter, partecipando ai mercati, trasferire un po' di conoscenze sulle cose che noi facciamo. Vito parlava di sapere scientifico, che qualche volta, anzi spesso, purtroppo è stato anche messo in discussione. Invece diciamo, anche chi si occupa di conoscere e trasferire il sapere scientifico svolge dei ruoli importanti e fondamentali.
fondamentali. E io dei piccoli esempi ve li darò proprio oggi. Innanzitutto io sono una ricercatrice da anni, insieme diciamo a tanti altri ricercatori di enti pubblici di ricerca, ci occupiamo, qui c'è la dottoressa Rosa Pepe che diciamo è un'altra cultrice e ricercatrice che si occupa insieme a me di salvaguardare quelle che sono le vecchie varietà tradizionali locali che la nostra regione aveva e ha fortunatamente, perché ci sono stati, e poi li conoscerete, due esempi di agricoltori custodi, questi piccoli agricoltori che hanno conservato questo patrimonio di varietà tradizionali locali che rappresentano la storia di quel determinato luogo. Oggi facciamo il focus sui legumi. Sapete quanti legumi siamo riusciti in questi anni, grazie a progetti anche finanziati dalla Regione Campania, attualmente un progetto che si chiama Agro Biodiversità Campania, abbiamo conservato e siamo riusciti diciamo a mettere in sicurezza e quindi preservarli per aspetti positivi che vi dirò dopo legati alla coltivazione dei legumi? Dite un numero, quanti fagioli per esempio abbiamo conservato? Ve lo dico io, più di 70 varietà tradizionali locali in via d'estinzione di fagioli, tante varietà di ceci, di cicerchie, di lenticchie, una sola di lupino, sebbene il lupino nella storia rappresenti soprattutto nella storia della nostra cultura mediterranea, uno dei piatti sì dato ai poveri, però ricco di energia. Quindi abbiamo più di 106 varietà tradizionali in via d'estinzione che solo grazie alla presenza di agricoltori custodi, questi legumi stanno avendo diciamo un percorso di valorizzazione, ma tutti vengono valorizzati? Purtroppo no, alcuni noi come ricercatori abbiamo il compito di conservarli, di mantenerli, ma perché li dobbiamo comunque mantenere? Perché questi legumi, proprio perché sono stati in un territorio e sono stati oggetto di selezione da parte dell'ambiente, da parte dell'uomo per secoli, presentano un patrimonio genetico che noi non ci possiamo permettere di perdere. Proprio oggi, più che mai, se guardiamo allo scenario dei cambiamenti climatici, se guardiamo alla pressione che fa l'ambiente sui nostri prodotti e sulla produzione del cibo. In questi legumi, anche quelli che sembrerebbero, diciamo, tra virgolette poco interessati perché non abbiamo una comunità locale che in questo momento la sta valorizzando come è accaduto per tanti presidi slow food campani di legumi, noi dobbiamo conservarli, abbiamo il dovere proprio perché potrebbero rispondere a questo problema che abbiamo sui cambiamenti climatici proprio per il patrimonio genetico. Veniamo al nostro patrimonio. Noi in Campania abbiamo diversi presidi, oggi credo, non vorrei essere sconfessata dai miei due amici agricoltori custodi, voi ne assaggerete due in particolare, due fagioli. Uno è il fagiolo di Controne, chi non conosce, pensate, il fagiolo di Controne nasce come prodotto in via d'estinzione, era un fagiolo che praticamente tranne pochi, Michele è uno diciamo, dei pionieri di questo progetto di valorizzazione, era scomparso, oggi è molto noto, è molto famoso e Michele ci dirà che molti dei suoi fagioli vanno addirittura anche all'estero. Pensate che oggi il fagiolo di Controne non è più in via d'estinzione. Io nei 106, nei 74 fagioli, non trovate nell'elenco diciamo delle banche del germoplasma campano, non lo trovate più, perché fortunatamente la comunità locale, la presenza di agricoltori lungimiranti, la capacità di valorizzarlo, poi è molto buono e avrete modo di assaggiarlo se qualcuno di voi non lo conosce, non l'ha già mangiato, e naturalmente questo è un risultato bellissimo, se volete, no? Un risultato bello. Vediamo qualche altro fagiolo che era in via d'estinzione e che invece ha rappresentato e che assaggerete adesso, che è il cannellino dente di morto di Acerra. Si chiama cannellino dente di morto di Acerra perché
il colore del seme ricorda l'incisivo di un teschio, quindi di un morto, e quindi e abbiamo lasciato questo nome che sembra un po' macabro, però è importante perché il nome è legato al territorio, è legato alla storia e alla cultura. Che storia c'ha sto cannellino dente di morto? Pensate che fino agli anni 50-60 del secolo scorso, 1900, questo cannellino veniva esportato in America, cioè il cannellino dente di morto, c'erano delle famiglie che lo coltivavano perché diciamo, i terreni, i suoli vulcanici che ci sono nell'Agro Acerrano, Nolano, Marignanese, Pomiglianese, dove c'è l'azienda Sodano e Gennaro poi vi racconterà, sono terreni molto fertili, molto ricchi e molto minerali, e questo fagiolo era molto buono e veniva esportato all'estero. Oggi indovinate che cosa è successo? Che a partire poi dagli anni 70, rivoluzione industriale, le merci che viaggiavano soprattutto a basso costo perché si è appiattito, no? Bisognava mangiare per mangiare, non perché ci fosse la necessità anche di guardare al territorio, di guardare all'ambiente, quindi sono arrivati i cannellini dall'Argentina, quindi è stato fatto il viaggio. Oggi il 99% dei cannellini che noi normalmente consumiamo, che troviamo in negozio, nei supermercati, viene dall'America. È stato fatto l'esatto opposto, quindi questo è un cannellino che grazie appunto ad alcuni agricoltori custodi, alla voglia, alla volontà e al comune di Acerra che ha finanziato questo progetto, nasce il presidio ed oggi abbiamo una quindicina, ma guardate di produttori con pochi ettari coltivati, quindi rispetto al fagiolo di Controne è ancora molto a rischio di estinzione. Pensate che le potenzialità di produzione di questo cannellino sono enormi, perché abbiamo centinaia di ettari che potrebbero essere messi a coltivazione. Ma perché è importante non solo consumarli, e quindi il nostro ruolo, come diceva Vito, di coproduttori nel fare diciamo gesti, azioni quotidiane di salvaguardia dell'ambiente? Perché è importante invece che gli agricoltori lo coltivino e che quindi ricevano anche il prezzo giusto per coltivarlo? Perché i legumi, tutti i legumi, sono delle piante miglioratrici. Miglioratrici che significa? Significa che quando lasciano il terreno, invece di prendersi sostanze fertili del terreno, le rilasciano. Perché? Perché hanno una particolare attività di simbiosi, cioè con un batterio, i rizobi, i quali si prendono gli zuccheri dall'apparato radicale per poter vivere e moltiplicarsi della pianta, e poi quando la pianta muore rilasciano l'azoto. L'azoto è uno dei macroelementi che serve molto alle piante per poter crescere, per poter dare i frutti e per poterci poi produrre cibo per noi. Quindi arricchisce, ma è sostenibile solo perché c'è l'azoto fissazione e quindi rilascia l'azoto? No. Vito vi ha già detto un altro motivo importante: il consumo di acqua. Pensate che per coltivare, per produrre un chilo di lenticchie bastano 13 litri di acqua contro i 15.000, 70.000 anche a seconda del tipo di allevamento, di litri di acqua che ci vogliono per produrre un chilo di carne. Tra l'altro, produrre un chilo di carne significa anche sottrarre terreno alla coltivazione del cibo, perché noi dobbiamo coltivare il cibo per gli animali, per farlo mangiare, quindi soprattutto gli allevamenti intensivi che non portano gli animali al pascolo dove c'è la biodiversità e dove ci sono le erbe permanenti. Ma fa bene anche perché fa fare rotazioni, quindi la rotazione in un sistema culturale agroecologico è un elemento fondamentale. Fa bene alla coltivazione e quindi all'ambiente anche perché azoto fissando, cioè riuscendo a produrre azoto, non c'è bisogno di mettere la chimica, di mettere concimi chimici, soprattutto nei nostri suoli, soprattutto nei suoli campani, soprattutto nei suoli ricchi di altri elementi. Quindi tutto questo che vi dice che i legumi sono buoni sia dal punto di vista ambientale, perché diciamo danno per gli agricoltori, perché danno una serie di benefici, ma poi sono buoni per noi.
penso che sapete tutti della valenza, a parte le proteine, che diciamo vegetali rispetto agli animali, ma anche perché sono ricche di ferro, di calcio, di sostanze, hanno un grande potere antiossidante, addirittura appunto dai lavori fatti dai ricercatori nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione Campania per la valorizzazione dell'agrobiodiversità. È stato visto per esempio che c'è una lenticchia particolare, quella di Colliano, che ha un potere antiossidante, è enorme, basta pochissimo grammi di questa lenticchia per dare a noi l'opportunità di difenderci da tutta una serie di stress e quindi di prevenire alcune malattie. Quindi i legumi vanno mangiati, vanno consumati e vanno consumati soprattutto i legumi nostri, locali, quindi in questi mercati o anche quando andate anche in negozi, in supermercati. Io guardo sempre l'etichetta, vado sempre a vedere l'origine, da dove viene prodotto, perché anche questo gesto di coproduttori e di cittadini consapevoli che ognuno di noi deve fare qualcosa per salvare l'ambiente, ognuno di noi ha il suo ruolo, a seconda diciamo dell'impegno che ha e soprattutto delle conoscenze che ha. Noi per esempio abbiamo il ruolo, io, Rosa, di conservare, di preservare, di sviluppare e di valorizzare, ma come cittadina e come consumatrice ho anche il mio ruolo di salvaguardare l'ambiente scegliendo bene i prodotti. Io ho finito, grazie. Volevo solo aggiungere una cosa, caro Patrizia, sulla parte dei fertilizzanti. Noi nel 2024 a livello mondiale raggiungeremo il picco massimo che si può arrivare come produzione per rocce fosfatiche. E immaginate che dal 2024 in poi noi inizieremo ad avere una curva discendente non recuperabile, cioè non ce ne sono più praticamente. Allora, iniziare a utilizzare concimazione organica, iniziare a utilizzare produzioni sostenibili, non fare più tutto quello rotazioni, pensare alle successioni fatte in un certo modo, ci mettono nella condizione di iniziare a ridurre l'utilizzo di risorse. E bene ha fatto Patrizia a citarvi una cosa che io ho dimenticato per citare: tra l'utilizzo di risorse, una risorsa fondamentale è quella del consumo di suolo, sul quale c'è un misunderstanding pazzesco, perché se oggi andate a leggere i dati, il consumo di suolo, gli indici sul consumo di suolo stanno dicendo addirittura che stanno scendendo, il che è un falso, cioè nel senso che il bosco sta avanzando in alcune aree e noi ci stiamo sempre più mangiando fette di territorio buono, anzi stiamo cementificando ancora di più, paradossalmente. Grazie. Bene, adesso passiamo alla fase secondo me più carina, vai. Quella del sindaco Morra, se n'è andato? Che purtroppo ci dice che è celiaco. Se li può mangiare i fagioli? Li può mangiare i fagioli? È celiaco, eh? Sì? Sindaco, sì. Mi dicono tutti sì. Sindaco, si avvicini a assaggiare. Senza pane, ok, va bene, non so se mi ha sentito. Va bene, continuiamo con il laboratorio in una fase diversa adesso, perché comunque saremo accompagnati questa volta dai produttori che ci racconteranno ovviamente sapori e qualità e che altro della degustazione. Sapori, qualità e soprattutto unicità, attenzione, cioè ognuna di queste varietà tradizionali locali ha un suo carattere distintivo, che voi riuscite a riconoscere le differenze tra l'una e l'altra, a differenza, scusatemi il gioco di parole, di quello che è il cibo che noi normalmente consumiamo. Fateci caso, quando mangiamo carne, ma che differenza c'è tra una fetta di carne diciamo di allevamento intensivo massivo, tra una fetta di carne di maiale, una fetta di carne di manzo? Io non ne mangio, però quando le mangiavo non trovavo differenza. Invece in tutti questi prodotti tradizionali locali, dai legumi ai pomodori, ai peperoni, melanzane, cipolle e di tutto di più, voi riuscirete ad apprezzare quella differenza che ve lo fa ricordare. Non è che sono, io lo dico sempre, non è che sono i più buoni in assoluto, ma sono riconoscibili. Il senso della biodiversità, no? È quello di poter
apprezzarne le differenze e ricordarle, e adesso le assaggerete. Tra l'altro, una delle caratteristiche, non so, per esempio quando ero bambina, a me non piacevano molto i fagioli. Perché non mi piacevano? Perché si sentiva la buccia, perché si separava la buccia e si facevano quelle pellicine, tipico dei fagioli che vengono dall'Argentina o dall'estero. Quando mangerete tutti e due questi tipi di fagioli, sia il cannellino dente di morto che a maggior ragione il fagiolo di controllo, la buccia è impercettibile. Sentite la pastosità, la mineralità nel caso dei suoli vulcanici, la dolcezza nel caso del fagiolo di controllo, ma non sentite buccia, perché questo è un altro elemento distintivo di questo, di questi prodotti, che li fa riconoscere. E ci sono delle differenze. Che cosa state mangiando? Allora, stiamo mangiando Michele? Michele? Michele Ferrante? Vieni! Salerno, noi siamo una comunità, la condotta presidia il territorio, Mario Punzi, al quale vi potete rivolgere anche adesso se avete voglia di tesserarvi con la condotta di Salerno. Buongiorno a tutti, giusto un saluto, io sono il fiduciario della condotta di Salerno, ho detto Luciana fa parte della condotta di Salerno, perché il mercato della terra è come se fosse una costola della condotta. Noi siamo a disposizione per qualunque cosa, per qualunque informazione, se volete tesserare farete una cosa buona per voi, per noi, ma forse anche per tutta la comunità. Quindi vi aspettiamo anche alle nostre iniziative per rimanere sempre in contatto, quindi è necessario, è importante tesserarsi perché è una vicinanza a tutta la comunità. Quindi grazie e buona continuazione. Grazie Mario di essere venuto. Allora, la signora Raffaella, che è la moglie di Michele Sferrante, però noi abbiamo messo... scusatemi, Agrimel. Allora, voi state mangiando i fagioli di Controne dell'azienda Agrimel. Credo che anche l'olio sia quello vostro, quindi fate un'attenzione mentale anche all'olio, è buonissimo. La signora Raffaella ci racconta come dobbiamo mangiare questi fagioli. Questo perché? Per ricordarli poi alla prossima volta, che magari non sono fagioli di Controne, però avrete in mente questi e potete fare il paragone. Potete ovviamente trovare dei fagioli buoni come questi, ma potrebbe non essere, allora fate una scelta più consapevole. No, dovete parlare di... E dove sta l'azienda, però? Sì, l'azienda è... Togli la mascherina, se no non ci sentiamo. Allora, la nostra è un'azienda a conduzione familiare ed è la terza generazione di produttori, perché prima c'era mio padre, poi c'eravamo noi, ma adesso è passato ai giovani, è passato a mio figlio. È di circa 2 ettari di coltivazione di fagioli, in sede a Controne, e a 200 metri sul livello del mare. E va bene così. Allora, a Controne si fa ancora una sagra, credo. Una sagra, sì, non l'abbiamo fatta per il fatto che tutti conosciamo, perché comunque comporta, vengono tantissime persone, per il Covid non è potuto, speriamo di poterla rifare quest'anno, sì, sì, in modo da poter far venire le persone, ed è molto conosciuta proprio perché il prodotto è rinomato, è molto buono. Si coltiva a Controne perché Controne è un piccolo fazzoletto di terra che però ha di suo molta acqua, sì, molte sorgenti, e lungo le sorgenti si coltivano questi fagioli di Controne, che comunque
sono rampicanti, si seminano dalla prima e la seconda decade di luglio e si raccolgono a novembre. Ecco perché la sagra viene effettuata a fine novembre per far degustare i nostri prodotti, che poi comunque potete comunque trovare anche non solo alla sagra, ma nelle aziende, nei ristoranti e negli agriturismi dei dintorni, si trovano comunque. Ed è una cosa che a noi fa molto piacere, il fatto che per questo prodotto molti ragazzi, invece di lasciare il nostro paese, rimangono, coltivano i fagioli e fanno, ed è come la fabbrica per noi, è un rimanere nel luogo, guardare i territori, è una cosa per noi che creano lavoro, c'è un indotto dietro, perché comunque comporta perché è un prodotto che dobbiamo comunque preservare, e che è un prodotto che sì. Perché dobbiamo preservarlo pure se non è in via di estinzione, a parte il fatto, per tutte le ragioni che vi ho detto prima, la sostenibilità, il cibo locale, l'attenzione all'ambiente, ma anche perché, attenzione, qui esistono dei falsi fagioli di controllo. Allora, esiste una varietà soprattutto molto diffusa, si chiama cocco bianco. Pensate, questa è una varietà determinata e viene coltivata soprattutto all'estero, è molto più produttiva e ha la stessa forma del fagiolo di controllo. Attenzione, e spesso vi spacciano questo cocco bianco, che ha la forma tondeggiante come il fagiolo di controne, per fagiolo di controne è un falso. Quindi state attenti, bisogna conoscere e soprattutto bisogna leggere l'etichetta. Bisogna assaggiarla, eccolo qua. Ma l'Agrimel non è famosa solo per i fagioli, ma anche per il miele. Facciamo anche un monoflora, abbiamo prodotto quest'anno se ne prodotto pochissimo perché per la siccità e per le avversità climatiche, però abbiamo produciamo miele di Sulla, miele di castagno, un mille fiori chiaro, un mille fiori più scuro e facciamo un po' di cose, l'olio, l'extravergine, il monoflora e il monocultivar, facciamo un pacchetto di belle cose, di buonissime cose che noi auguriamo che voi possiate tornare da noi e magari assaggiare ancora gli altri nostri prodotti. Perché è importante il miele? È importante il miele perché fa bene, ma è importante che vengano preservate e curate le api soprattutto, perché le api vivono felici in un posto come Controne, anche se ci sono dei momenti difficili, vero? Però insomma pare che vada un po' come le api sono indispensabili per mantenere viva la biodiversità, non soltanto quella nostra alimentare, ma anche la biodiversità spontanea, alla quale non facciamo caso, ma è fondamentale per fare sopravvivere il territorio. Non dimentichiamo che le api sono delle guardiane, guardiane dell'ambiente, proprio perché se non vivono bene le api in un ambiente vuol dire che non è sano, dove in un ambiente le api vivono bene vuol dire che è sano. Va bene, grazie. No. Buongiorno, sono Michele Ferrante. Oggi per l'occasione. Prendi la mascherina. Se posso almeno giusto proprio. Dunque, per l'occasione ho preparato una zuppa di legumi e farro. Sono tutti i legumi che noi coltiviamo come azienda. Quindi saranno due fagioli, il fagiolo di Controne, il fagiolo dall'occhio odolico. Se il fagiolo vogliamo maciuscello, che sarebbe un borlotto nostrano, poi ci sta il cece. Come? No, pensavo che. No. C'è il cece, il cece nero e la lenticchia, e la cicerchia. Quindi l'abbiamo fatto per l'occasione, però, insieme al farro, in modo da fare cereali e legumi per avere un piatto completo. La zuppa è stata fatta, diciamo, c'è un po' di consistenza diversa perché sono tanti legumi, c'è chi non piace e chi la ama come me. Se quindi c'è il cece nero, è un po' più duretto, in genere non lo metto mai, però per l'occasione l'ho fatto, che deve essere un po' sodo, ecco, nonostante il bagno, i fagioli di Controne non hanno bisogno del bagno. E quindi sono tutte le cose, poi abbiamo fatto, è stata fatta l'essa, poi fatto il corbarino a parte,
ha messo un pizzico di aglio. A proposito, se volete, sono delle spezie qua, se volete, non lo so, sono dell'origano, del peperoncino, del foglio di mirto, salvia. E quindi poi sono saltati in questo pomodorino, nel corbarino. E una cosa che facciamo spessissimo a casa nostra, non manca mai. Quindi vi auguro buon appetito, se avete delle domande da fare. Complimenti. Grazie. Voi avete finito la degustazione? Allora dobbiamo. Ah, non è arrivata ancora. Allora, adesso facciamo un'ulteriore degustazione. Speriamo di non confondere le idee. Ci dovrebbe essere il. Volevo fare una domanda e una considerazione. Vai, Rita. Prego. No, ma noi non ti sentiamo, Mario. Allora, quali sono le cause di questi errori? Mi è molto piaciuto quando hai detto non c'è equilibrio ambientale senza equilibrio sociale e quando hai fatto riferimento alla scuola. Noi vediamo in televisione che in 30 secondi, d'accordo, in 30 secondi il bambino viene convinto a mangiare in un determinato modo. Ho vissuto l'esperienza di un micro commerciante che diceva devo togliere di mezzo perché ogni settimana mi viene chiesto un prodotto diverso in base a quello che viene indicato dalla pubblicità televisiva. L'importanza della scuola, d'accordo? Ed il messaggio che deve essere piccolo, chiaro e denso. D'accordo? Quindi le cause, tornare alle cause. Allora, io le cause staremo qui ore, però facciamo una riflessione un po' più allargata. Qual è oggi il ruolo sociale di certe professioni? L'insegnante, il contadino, il barbiere e altre figure sociali. La considerazione sociale è zero. Allora, quando noi iniziamo a non riconoscere più valore a questi elementi sociali, ok? A quel punto li stiamo privando di un significato. E la stessa cosa che è accaduto alla luce di una presunta modernità a tutte le produzioni che erano locali. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato dalla finestra cibo eccellente, abbiamo fatto entrare dal portone principale cibo industriale scadente e ci siamo abituati a un modello alimentare che non è sostenibile. Seconda considerazione. Quando noi iniziamo a non fare educazione alimentare, a non rendere, perché prima era facile. Io venivo da una cultura contadina, in famiglia c'avevo almeno una persona che aveva avuto a che fare con la terra, per me era semplice capire dove veniva l'uovo, dove veniva il latte, come si coltivavano le verdure, gli ortaggi, la frutta. Oggi no, oggi dei questionari nelle scuole ci dicono che il bambino pensa che la busta di latte venga fatta dalla mucca, è chiaro, o altre cose di questo genere. Allora io quello che dico da una vita, quando il flusso di informazione finisce per essere bypassato in quanto termine esperienziale e si basa su quello che mi viene comunicato, che io non ho mai visto, beh, allora lì in quella frattura il messaggio pubblicitario finisce per essere prevalente. Perché? Perché è ridondante, perché è continuo, perché a un certo punto assumiamo gli stessi termini del messaggio che mi viene comunicato per via pubblicitaria. Quindi attenzione, perché quando noi, un altro esempio, quando noi assimiliamo il concetto del riso, della pasta, a qualcosa che non scuoce mai, abbiamo iniziato a bypassare quelle che sono le produzioni di qualità di pasta e riso. Perché va da sé, cioè chi compra riso, adesso mio nipote riderà, però insomma chi compra riso parboiled compra il peggior riso che c'è in circolazione. Iniziamo a dire le cose, perché è un riso di scarsa qualità che viene recuperato attraverso un boil ad alta temperatura e alta pressione. E questo non scuoce. Teoricamente non scuoce, poi su tempi lunghi scuoce anche più. Allora, quando noi incorporiamo e facciamo propri delle cose delle quali non abbiamo avuto esperienza, e allora abbiamo aperto le autostrade a tutto quello che ci viene comunicato e veicolato in maniera massiva. Terza riflessione.
tutti quanti, a causa di questa dannata pandemia, siamo stati forzati all'utilizzo, per esempio, di posate monouso, di tutta una serie di utensili monouso. Se noi andiamo a leggere il dato, che ha studiato l'Università di Firenze, se non mi sbaglio, andiamo a leggere quel dato, guardate che le cose sono pazzesche, cioè chi poteva, cioè chi ha i soldi, tradotto in termini semplici, ha comprato stoviglie bio, ha comprato utensili bio. Dove si è concentrata il maggior consumo e utilizzo di posate e stoviglie monouso in polistirolo, polistirene, PS6 per capirci, lo vedete lì, cioè roba non riciclabile nella stragrande maggioranza dei casi, nelle fette meno abbienti della popolazione. Allora è come dire, cioè, chi si può permettere un'auto completamente sostenibile se costa quei prezzi? E allora dobbiamo fare una riflessione sulla ridistribuzione delle ricchezze. Questo è il momento, secondo me, per farlo, altrimenti non altro che PNRR, insomma, siamo messi male. Spero di aver risposto. Ok. Farro con tutta una serie di legumi, cicerchi e fagioli, c'è praticamente di tutto. Sì, c'è, però andiamo a concludere, no? Abbiamo finito. Erano particolari, erano diversi. Allora, avete notato le differenze che ci sono tra il singolo legume, cioè il fagiolo di controllo, che secondo, diciamo, molti è giustamente è il miglior fagiolo secco che esista dal punto di vista organolettico. No, ma e la zuppa, vedete, vedete quanto è, cioè com'è bella l'agrobiodiversità, perché poi ti dà l'opportunità. La signora vuole dire qualcosa? Sì, sì, prego, prego. No. Se sappiamo, ditemi. Non c'è a dire, ditemi. Dicevo, chi è abituato già a fare queste cose le apprezza, mentre chi non capisce da dove arrivano, quello che ci vuole per preparare, dice che non piace. Ha perfettamente ragione. La signora pone un problema, dice chi apprezza il cibo, no? Chi, diciamo, conosce anche la fatica, quello che ci vuole, anche perché tu ti compri il fagiolo secco, lo devi mettere a bagno, poi lo devi cucinare in un certo modo, devi stare attento alla cottura, perché se sbagli nell'uno o nell'altro caso non... Allora, molte persone non vogliono perdere tutto questo tempo né per acquistarle e né naturalmente per cucinare, tipo la torsella, tu te la compri, poi la devi fare, quest'altro, poi la devi... È vero, è un fatto di cultura, è un fatto di conoscenza, è un fatto che noi siamo qui oggi anche per trasferire a persone, non come lei e come me che sono appassionate di anche di cucina, no? Di saperle cucinare, però è importante. E questo è il ruolo che fa anche Slow Food nel divulgare. Comunque chi le tradizioni, chi le è abituato a consumare determinati cibi, non solo qua, ma tutto, certo. Dovunque ti trovi, pure nel negozio del fruttivendolo, ti vedono cosa compri e tu dici compro questo perché è più buono. E certo. È una cosa continua. E allora quello che ci vuole sono la conoscenza, il trasferimento delle informazioni. Ma si può trasferire in qualsiasi ambiente. Ci vuole ambiente. L'educazione a scuola, sì. Quello che diceva anche Vito, ecco. Ma no, si parte di là appunto. Anche perché il gusto cambia ogni 5 anni. Cambia ogni 5 anni. Si parte dalle elementari, non c'è. No, a scuola. A scuola, le mamma posso dire in periodo olimpico lo dico, ok? Nel cibo non esiste competizione a chi è meglio, è più buono questo o più buono quest'altro. Noi dobbiamo mettere al centro quelle che sono la qualità delle produzioni, i sistemi produttivi e come lungo le filiere della produzione del cibo si distribuisce la ricchezza. Quello è il cibo buono che noi possiamo sostenere. Il resto, voglio dire, cioè come dire, il vino più buono è un rosso super stato, poi assaggio il vino più buono perché poi mangio un filetto di pesce e ci metto il vino. Perdiamo questo aspetto della competizione, perché sta deteriorando molto, cioè se no diventa tutto un meccanismo di classifica. Io dopo 30 anni ho visto per la prima volta davanti alle tee a Torrione una persona adulta che ha raccolto la cicca e se l'è messa a fumare.
lo pongo come aneddoto, ma è una realtà. Se ne vedono anche di peggiori, ai nomi, se ne vedono anche di peggiori. Però dobbiamo ritornare sulla centralità di certe funzioni, no? Anche sociali. Per forza, per forza. Va bene. Per esempio queste cose bisogna mettere la bagna, assolutamente sì, assolutamente sì. Se non li se non li compra già in acqua vanno messi a bagno come tutti i legumi secchi, tranne le lenticchie che nella grandissima maggioranza dei casi non necessitano di essere messe a bagno. Tutti a bagno, i legumi secchi tutti a bagno. Va bene, penso che abbiamo detto quanto. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie a tutti. Lascio la parola a Luciana così lei. Per salutarvi, grazie di essere venuti. Grazie di essere venuti e vi aspettiamo per la prossima edizione che sarà a marzo. E non lo so, il laboratorio sarà carino come questo. Cercheremo di avere sempre un momento di confronto. Ditemi, ci avete qualche domanda? No, un momento di confronto. Guardatevi e fate amicizia con i nostri produttori, ricordatevi, ricordatevi nel senso che pensate anche di poterli utilizzare, alcuni vengono fino a casa a portarvi la spesa, quindi se vi piace, se vi fa piacere, date il vostro numero, loro hanno un gruppo anche a Pastena che è un gas, e non ci sono tutti ovviamente, più piccolini, però già da là potete prendere le cose che servono per la spesa quotidiana, una volta a settimana, come facciamo pure noi, perché una volta al mese forse non basta. Puoi anche programmare per aprile-maggio una gita presso il produttore? Certo, certo, noi abbiamo fatto quest'anno, siamo andati da Paolo Pedrosi che fa lo zafferano, è stata una giornata indimenticabile. Guardatela sulla nostra pagina Facebook, Slow Food Comunità della Valle dell'Itria. Già dalle fotografie vi renderete conto quanto è stata bella quella giornata. Avevamo programmato un'andata a raccogliere i tartufi da Stagioni Picentine, ma siamo un po' in ritardo, lo faremo. È nei nostri programmi, è nel nostro statuto andare a fare visita ai produttori, perché una cosa importante è che voi con mano vi rendete conto di come loro lavorano la terra, cioè in maniera naturale, seguendo l'iter stagionale e null'altro. Comunque grazie di essere venuti, alla prossima. Grazie a te Luciana. Brava Luciana. Il secondo ordine pure a Giancarlo.